Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Ciak, si gira! Oh, nell'ultimo video che ho fatto, ho scritto 46,2 anni, l'età media degli italiani, un putiferio. L'età media, cosa c'entra? L'età media cosa c'entra? Perché facendovi credere che l'età media degli italiani sono 46,2 anni, vuol dire che vi allungano per lavorare prima di andare in pensione. L'imbroglio c'è, perché tanto i dati si manipolano come si vuole. Tanto vi fanno credere ciò che vogliono, ad esempio la lente gravitazionale, facciamo un esempio della lente gravitazionale, vi fanno vedere che la stella che si trova dietro al sole si vede spostata. Ma chi cazzo me l'ha mai detto? Chi cazzo vede le stelle guardando il sole? Ma chi cazzo volete prendere per il culo? Imbecilli voi che credete alle teorie della gravitazione. Perché se così fosse, anziché come lo schema che vi mostro adesso, dove vi fanno vedere che c'è una stellina gialla dietro la massa gravitazionale e si vede l'immagine 1 in alto e l'immagine 2 in basso. Ma siete veramente così coglioni da credere a quello che vi insegnano ancora a scuola? Ma dovreste vedere tutta una serie di stelline attorno a questa massa gravitazionale. Coglioni, che non siete altro! Perché vi fanno credere tutto quello che vogliono. Manipolano i dati. Ritorno al fatto dell'età media, cari amici e care amiche, e miscredenti, o meglio, credenti. Credete nella scienza. La scienza non è la tecnologia, si chiama scienza, la tecnologia si usa, è un oggetto veramente bello. Tornando ai dati dell'Istat, l'età a cui uno aspira, o meglio, la speranza, prendete il loro schema, dove c'è scritto che fino a 4 anni la speranza di vita è di 82, anche se sbaglio di qualche numero non importa, è la speranza di vita. Ma la cosa assurda è che sempre su questa tabella, vi lascio il link in descrizione del video, cioè arrivati a 85 anni, 86, l'aspettativa, la speranza di vita dovrebbe essere zero, visto che l'aspettativa di vita è questa. No! Invece vanno avanti, addirittura chi ha più di 86 anni ha ancora 9 anni di speranza di vita. Ma quel povero Cristo che è morto prima di 46 anni, allora? Sapete quanta gente è morta prima degli 85 anni? Le epigrafi, le guardate. Ma non vedete che sono in mezzo a un range che va dai 60 ai 70 anni? Addirittura a 106 anni c'è ancora aspettativa di vita, o meglio speranza di vita. Vi ricordo che i coglioni che ci comandano lo scrivono chiaramente, infatti è scritto sui loro fogli. Guardate questo foglio che vi lascio la schermata. Speranza di vita. Chi muore sperando, muore cagando. Ciao, coglioni! A proposito, volevo dire, credete veramente che ci sia freddo? C'è un caldo della Madonna, tanto credono a tutto quello che si vuole. Madonna, ci sono 22 gradi qui, però dobbiamo far vedere, far credere che c'è freddo. Coglioni, credete all'ISS, credete a tutto quello che vi fanno vedere in televisione. Guardate fuori, andate fuori, guardate la natura, osservatela, annusatela, palpatela. È cosa vera, non è un miracolo, eh? Ciao.